Essere qua perché ci siete voi, eccetera. A me fa sempre piacere parlare con le persone, con tutti quanti, e anche con voi. Quindi voglio dire che noi come umani, si è parlato anche di specie, no? Emilio parlava di specie, abbiamo dei grandi privilegi che altri animali non hanno. E il privilegio è quello appunto della comunicazione, nel parlarci, nel vivere assieme certe cose. E questo è il piacere mio di questo momento, di vivere assieme questi momenti. Certamente noi stiamo parlando di Emilio. Però, se ci pensate bene, noi stiamo parlando di noi stessi, anche voi che state ascoltando, in qualche modo state parlando di voi stessi col vostro doppio. Questa cosa del doppio poi magari ve la spiego. Comunque esiste per ciascuno di voi un doppio col quale voi quotidianamente, continuamente parlate e dialogate. Bene, felicità. Quello di cui stiamo parlando, dalle cose che abbiamo sentito da Alberto e da Enrico, ha a che fare con la dignità soprattutto. Non può esserci felicità se non c'è dignità. E anche Emilio in effetti ci ha detto questo in maniera molto chiara. E la dignità c'è quando c'è pienezza di vita. Quando possiamo vivere quello che siamo in maniera totale e senza costrizioni che siano delle imposizioni. Ovviamente ci sono delle costrizioni perché dobbiamo mangiare, dobbiamo fare la pipì ogni tanto e via dicendo, ma non sono queste le costrizioni. Le costrizioni sono quelle di chi vorrebbe che il nostro essere nel mondo non sia dei migliori possibili. E questo è il punto centrale. Ora, fin da quando io ho cominciato a lavorare con Emilio, pensate che sono stato suo studente all'università, lui era il mio professore di fisica delle particelle elementari. Ho maturato tutta una serie di cose che poi fanno la fisica che facciamo. Perché con Emilio quello che facevamo era la fisica, è vero che ci occupavamo e ci occupiamo ancora di materia vivente, come vi è stato detto, di biologia, di chimica, di ecologia, tutto quello che volete, però essenzialmente lo facevamo e lo facciamo dal punto di vista dei fisici, dal punto di vista della fisica. E quando Emilio vi parla dell'economia, vi dice che l'economia è strutturalmente così come la conosciamo, nel senso della finanza che oggi ci gestisce e ci priva della nostra dignità. Quando parlavamo di economia e si scopriva che le strutture che stavamo studiando di matematica e di fisica, cioè nelle cose reali, ci indicavano che non era quella la strada, ma la strada era quella della coerenza, e poi vi dico qualcosa sulla coerenza. Ah, si vede, appunto, su, sì, adesso c'è, sull'onda della coerenza. Ad entrambi, non solo a noi, ma anche a quelli che con noi stavano lì a lavorare, ricordo un giorno in particolare sulla lavagna, nella stanza di Marziale Milani alla Via Celoria a Milano, adesso Marziale alla Bicocca, e con Silvia Doglia, ci veniva la pelle d'oca perché prendeva corpo in termini concreti per i fisici, che sono i termini della matematica e della verifica che quella matematica la si ritrova nella natura, ci veniva la pelle d'oca nel vedere che lo stato normale, non è il tumore, ma è il tessuto. E lo stato normale invece del mondo in cui viviamo è il tumore. Sono quelle schegge, quegli esseri sparpagliati e quello stato gassoso. Emilio parlava, l'umanità è ancora nella sua fase gassosa, cioè gli esseri l'uno contro l'altro, e quando uno va a sbattere contro l'altro, diceva, se ricordate, ecco, quello è lo stato tumorale.
Questo è esattamente, mantenerci in questo stato tumorale è esattamente quello che accade oggi nell'organizzazione sociale ed economica così come ce la siamo ritrovata. Quindi quello che cerchiamo effettivamente, ancora una volta come diceva Emilio, cerchiamo uno stato di salute. Ora, proprio ieri mattina dicevo ai miei studenti nel corso di teoria delle interazioni fondamentali, in cui si parla di interazioni fondamentali, cioè l'interazione elettromagnetica, quella debole, quella gravitazionale, le interazioni forti e via dicendo, io li invitavo a studiare economia, dal punto di vista della fisica però, per studiare quali sono le leggi fisiche che sono state anche intuite, Marx, già nominato, era uno di questi, e che però ancora, di cui ancora non abbiamo il controllo, perché occorre, è necessaria la transizione, una transizione di fase, passare da uno stato gassoso ad uno stato coerente. Tutta l'attività di fisica di cui io mi possa ricordare, che io ho svolto, diciamo, parlo di me come vedete, è effettivamente centrata attorno al fenomeno della coerenza. E questo non solo con Emilio, ma anche con gli altri miei maestri, da Guerra e Caianiello a Napoli, a Umezawa negli Stati Uniti e via dicendo. Frelick, Freeman. Il discorso è uno solo, è per questo che vi parlo di questa cosa, sull'onda della coerenza. È su quest'onda che si muovono le cose. Ieri mattina io ero, quando andai a fare lezione, ero particolarmente, la parola giusta non la diciamo, diciamo che ero disturbato, profondamente disturbato da quello che avevo ascoltato la sera precedente e anche al mattino in macchina nei vari giornali radio che ascoltavo, su quella sentenza a proposito dell'amianto e tutto quanto il resto. Sì. E anche quell'altra cosa, sulla guerra, per quanto riguarda l'occupazione delle case. Emilio, nella sua fase, diciamo quando era più giovane, per intenderci, quando eravamo all'università a Napoli, intorno al 68, Emilio aveva lottato per l'occupazione delle case. E su quello io sono perfettamente d'accordo. Quindi ieri mattina io ero particolarmente preso, e quello che dicevo agli studenti era che bisognava capire, facendo fisica, badate, quindi non era un non fare lezione o fare... No, era fare esattamente teoria delle interazioni fondamentali. Bisognava capire come realizzare quella cosa che non ricordo quale cardinale o un grande inquisitore aveva detto qualche volta, cioè che le peggiori, le più temibili eresie sono quelle che differiscono di un epsilon, cioè di una quantità infinitesima, dall'ortodossia. E allora quello che occorre capire anche oggi qui è come e qual è questa epsilon, come metterlo in pratica. Perché ciascuno di noi ha bisogno di vivere in un mondo diverso, in un mondo più felice, se questo è il tema di stasera. E questo mondo più felice non può essere distinto da un mondo in cui la dignità di ciascuno di noi, di tutti, sia calpestata. E questa è, se volete, questo può essere un programma di ricerca in fisica nel senso più stretto, nel senso più tecnico. Infatti, quando Alberto vi parlava dell'errare, bene, c'è un lavoro, un mio lavoro, ma i nostri lavori erano materia comune, diciamo, il cui titolo è Errare e pensare. Questo perché nello studio del cervello, perché anche quello ci è capitato e ci capita di fare, nello studio di un modello matematico del cervello,
in collegamento tuttavia con persone che fanno neuroscienze, in particolare con Freeman nei laboratori, quindi non modelli matematici astratti e basta, né pura filosofia, con tutto il rispetto per la filosofia ovviamente, ma in un modello concreto in cui si parla del cervello reale, così come funziona, si nota che certe strutture coerenti, che sono le oscillazioni coerenti di assemblee, le chiamano i neuroscienziati, di assemblee di neuroni, parliamo di miriadi di neuroni, questi neuroni oscillano in maniera coerente, cioè hanno un'attività elettromagnetica coerente, quindi sono dei domini di coerenza. Bene, questo essere coerente in termini matematici comporta la necessità di lavorare in termini di stati coerenti, quello che chiamiamo stati coerenti, e vi mostrerò un esempio di stato coerente. Ora, l'insieme degli stati coerenti forma, qui uso parole di matematica, ma la cosa non vi deve spaventare, perché se lo dicessi in francese o in tedesco, se stessi parlando in un'altra lingua dicendo cose sciocche, non vi meravigliereste. Qualche volta uno parla in matematica, però insomma si capisce ugualmente. Bene, l'insieme di questi stati coerenti forma uno spazio, la parola spazio non vi deve spaventare, perché è l'insieme di questi oggetti che chiamiamo spazio, nel quale potete individuare delle traiettorie che sono traiettorie caotiche. Dunque, la conclusione che si tira dopo alcuni passi, che però di cui qui possiamo fare a meno, è che il pensare, cosa più logica che non il pensare, devi mettere gli anelli, devi fare il passo giusto dopo. Pensate a quello che vi hanno insegnato quando avete dimostrato un teorema della geometria euclidea a scuola, nel vostro liceo, nel vostro istituto che avete seguito. I pensieri devono essere conseguenziali, non devono avere delle contraddizioni logiche. Che significa? Quello che appare dallo studio del cervello è che è tutt'altro, che il pensare sia molto più collegato all'errare. L'errare sia nel senso del vagare, dell'andare random, che dello sbagliare, è molto più legato a questo che non al pensiero, quello deduttivo. Non a caso Roger Penrose, che è uno dei più grandi matematici esistenti, se non il più grande, attribuisce al matematico, l'attività del matematico, lui dice, è non computazionale e quindi è strettamente l'opposto, strettamente creativa, se volete. Il matematico fa matematica nel momento in cui postula, in cui scrive i postulati. I postulati, come dice la parola, sono totalmente gratuiti, non seguono da nulla, non sono necessità logiche, sono gratuiti, fanno parte dell'invenzione. Per Penrose l'attività del matematico è quella, perché attraverso la formulazione di postulati si costruisce lo scheletro di una struttura matematica e poi è questione banale da ragazzini appunto di scuola media o di liceo dimostrare i teoremi. Se volete i vostri testi di geometria o di algebra della scuola o anche dell'università sono un di più. Basterebbe la pagina dove è enunciato il postulato da cui si parte. Poi tutto il resto è implicito, è dato, perché si deriva da lì, è necessità logica. E quindi a questo punto anche banale, probabilmente molto poco interessante. E quindi il pensare è molto probabilmente legato all'errare. Non a caso Sofocle fa dire al suo Edipo, nell'Edipo a Colono, verso la fine della tragedia, solo dopo, finalmente, dopo tanto vagare, ho visto, ed Edipo era cieco. È il vagare che ha portato Edipo al capire qual è stata e qual è la sua tragedia. Quindi ci sono dei segnali qui e lì che indicano questa dimensione, chiamiamola anomala, ma è la nostra dimensione, che anche questa ci viene negata.
Bisogna essere conseguenziali, bisogna essere consistenti con se stessi, non bisogna dire il contrario di quello che si è detto un minuto fa e via dicendo, cosa quest'ultima che per il fisico è totalmente inaccettabile, perché io formulo la mia ipotesi, vado a verificarla e se la natura mi dice va bene, procedi, allora vado avanti, altrimenti io nego quello che ho affermato precedentemente. E quindi capite anche un altro privilegio dei fisici, che è quello di essere totalmente liberi dal sostenere e dal riaffermare quello che hanno detto e affermato un momento prima. Basta che la natura si giri e dica no, questa ipotesi non va bene. Ci sono tante di quelle cose che si potrebbero dire, ma vediamo qua che c'era. Qui c'era Emilio, ovviamente, in una delle sue bellissime... Questa si vede un po' meglio. Emilio, insomma, aveva le sue preferenze. Questa è una frase di Emilio che ho visto anche forse sotto la locandina. Ecco, io ho riprodotto questa immagine non tanto per la frase, perché già l'avete letta sulla locandina, quanto suppongo che si veda. Questa foto è molto carina per me, perché si vede la foto ma anche il fotografo. Lo vedete in trasparenza, il fotografo è ovviamente Alberto e la frase è quella che leggete, l'aspetto più intimo della realtà è invisibile. Questa cosa del visibile e dell'invisibile attirò l'attenzione di Marx, il quale disse che se la natura fosse totalmente visibile non ci sarebbe bisogno di scienza, perché sarebbe tutto sotto gli occhi di tutti. L'attività dello scienziato è di rubare parte, di entrare in questa intimità della natura e rubarle quello che fino a quel momento lei teneva, la natura, strettamente invisibile. E questo può essere, questo invisibile può essere percepito non con gli occhi, ma con un cuore vibrante. E questo è l'errare. E cioè, qua stiamo dicendo che non è l'attività strettamente logica, matematica nel senso della dimostrazione del teorema che vi permette di procedere nella scoperta scientifica, nella come dire, nell'achievement, come si dice, nel raggiungere un obiettivo nuovo, ma è quello che Spinoza chiamava la conoscenza intuitiva. E sapete i guai che passò Spinoza sia nel suo ambiente di filosofi sia nell'ambiente sociale in generale? Spinoza parlava di conoscenza intuitiva, una specie di scienza infusa, no? Quella del catechismo della Chiesa Cattolica. La conoscenza intuitiva, un ossimoro sarebbe, se uno si ferma alla definizione di conoscenza secondo... Ecco, e a questo punto vorrei citare, con Emilio su molte cose non ci trovavamo, anche io sono comunista sfegatato, come si diceva una volta, e però a me Gramsci diceva e dice ancora qualcosa, molto vi devo dire. Emilio aveva un suo punto di vista su Gramsci, per cui non sempre andava d'accordo con Gramsci, però noi da buoni comunisti eravamo in due e avevamo quattro idee diverse. E Gramsci, in quella famosa pagina in cui parla del ruolo dell'intellettuale, pensate che Gramsci era in carcere quando scriveva queste cose, perché dai quaderni al carcere, parlando della conoscenza, delineava, pensando agli intellettuali, un percorso che andava lungo tre gradini, apparentemente solo tre, perché diceva che il percorso per la conoscenza comprende il sapere, però quel sapere non è quello con la S maiuscolo, è il sapere dell'illusione degli illuministi, quello enciclopedico, la nozione, la data, la formuletta di matematica, la tabellina, quella che angustia le mie nipotine in questi giorni, devono imparare le tabelline, e quello, quindi il dato. Poi diceva, quindi sapere in questo senso, sapere, comprendere.
comprendere questa parola bellissima che è quasi un abbraccio, prendere assieme, mettere assieme tutte queste informazioni, tutti questi dati, dare, questo è il passaggio dalla sintassi, quella del sapere, del dato, al significato, dare un significato alla conoscenza del dato, sapere, comprendere e poi in maniera veramente rivoluzionaria, e qui si intravede quell'epsilon di cui vi dicevo prima, aggiungeva sentire, ponendo il fondamento dell'unità della conoscenza, del sapere, questa volta con la S maiuscola. Il sentire non è distinto dall'attività del matematico, del fisico, del biologo. Il sentire fa parte di quella, avete visto sotto uno dei filmati che ci ha mostrato Enrico, c'era il titolo di uno dei lavori di Emilio in cui si parla del momento emotivo nella conoscenza scientifica. Quindi sentire, comprendere, sapere, comprendere, sentire, e poi aggiungeva e viceversa. Questo viceversa non è un viceversa banale, perché significa che dal sentire voi potete, passando per il comprendere, potete arrivare alla conoscenza del dato. Quindi, e quindi naufraga completamente l'illusione enciclopedica. L'enciclopedia è l'elenco dei fatti, delle cose, di quante zampe hanno le mosche e via dicendo. Forse Margherita sa perché parlo delle mosche, delle zampe delle mosche, ma magari ve lo racconto in un momento, in un altro momento. Ad ogni modo, e quindi è questo processo, questo andare su e giù per questi tre gradini. E a questo punto è evidente che l'infinito di Leopardi è lo stesso infinito dei matematici. È solo ottenuto con tecniche, con metodologie diverse, perché Leopardi parte dal sentire, passa al comprendere, dopodiché ci serve quell'infinito nel suo sonetto. E il matematico parte dal sapere, alla comprensione e poi a quella gioia infinita che è il momento in cui uno prende coscienza del percorso che ha fatto, e che è il titolo dell'ultima relazione di Marchino, la felicità, felicità come la ricerca della felicità, la felicità della ricerca. E lì è in quel momento che c'è questo momento di felicità, ed è un momento di realizzazione totale. Questa forse già la conoscete, e questa fotografia anche è molto bella, non solo per alcuni aspetti tecnici, perché Emilio lo si vede riflesso sul piano, qui non si vede, ma perché Emilio è di spalle, secondo me. E il fatto che sia di spalle è molto bello, perché ci siamo anche noi, perché noi lo vediamo non nel momento in cui lui ci parla, come l'abbiamo visto, ma nel momento in cui parla a qualcun altro, e noi siamo con lui, dietro di lui, e stiamo parlando con lui. E qui c'è un elemento sul quale mi sono soffermato diverse volte, ma che è venuto la prima volta nella mia tesi di dottorato, quando studiando con Umezawa si studiava il fenomeno della rottura spontanea della simmetria, cioè del modo in cui si instaura l'ordine. Voi siete un sistema ordinato, nel senso che ciascuno di voi siede nel suo posto, e non lo eravate prima che cominciasse questo pomeriggio. Ognuno parlava, si alzava, saliva, scendeva, quello era il disordine, secondo il modo comune di parlare. E invece no, quella era simmetria. L'ordine è la mancanza della simmetria. L'ordine è quando il sistema ha una sua configurazione, e variare quella configurazione si passa ad un sistema diverso. Se voi vi alzate e ve ne andate, si perde quest'ordine e si ritorna in uno stato di simmetria diffusa.
Allora, per indurre questo fenomeno, cioè dirvi di sedervi, è bastato che qualcuno vi abbia detto, non ricordo chi, bene, allora cominciamo. Uno stimolo, gli esperti in settori di psicologia e cose simili dicono minimo. Io dico debole perché i fisici usano la parola debole al posto di minimo. Uno stimolo debole ha fatto collassare tutti quanti voi, ciascuno nel suo posto. Vi ha fatto tacere. Vi ha sintonizzati sulle cose che si sono cominciati a dire. Ecco, questo è un fatto che avviene sempre. Non è un'eccezione. È come il lavoro che fa, che è un lavoro minimo da questo punto di vista energetico, diciamo, il conduttore, il direttore d'orchestra, il quale non alza quintali o scala montagne, ma fa dei gesti, anche abbastanza semplici, e l'orchestra si mette in fase. Ecco, allora, perché vi parlo di questa cosa? Perché cadono molti pregiudizi. Se ci pensate bene a questo fenomeno, pensando a questo fenomeno, cadono molti pregiudizi. Il primo è che per avere un effetto notevole avete bisogno di una forza notevole. Non c'è voluta una forza, non abbiamo chiamato una squadra di carabinieri per farvi sedere ciascuno al vostro posto. È bastato un accenno di qualcuno che vi ha detto cominciamo. Quindi, uno stimolo debole può provocare un effetto catastrofico. Non a caso questo modo di pensare nasceva negli anni in cui René Thom cominciò a studiare teoria delle catastrofi. E in fisica si cominciavano a studiare le transizioni di fase, e cioè il passaggio da un regime dinamico ad un altro regime dinamico in un sistema. Quindi forze deboli possono provocare fenomeni catastrofici, possono avere effetti catastrofici. Questo è esattamente il contrario di quello che noi pensiamo, normalmente. Ma la fisica, la natura, ci dice che è possibile anche l'opposto. E questo è il mondo della biologia, è il mondo della psicologia. Quante volte la mamma ci ha detto, ma tu ricordati che basta una parola. Basta una parola, che significa? Che io prendo un Totò Riina o un suo socio in questi giorni al governo e con una parola lo converto. Capite la potenza di questo? E questo è un fenomeno di fisica che noi descriviamo e qui nel lucido ci sono delle cose, magari potrei indicarvele, però forse non. Ma occorre, c'è una condizione che però bisogna soddisfare. L'intensità dell'effetto, cioè la grandezza dell'effetto causato da questo stimolo, minimo o debole, come volete, non basta. Cioè, voglio dire, lo stimolo debole di per sé non basta per causare un effetto, notevole. Quello che occorre è che ci sia una sintonia. Lo stimolo deve essere in fase con la fase caratteristica del sistema su cui lo stimolo vuole operare. E questo viene fuori come una derivazione matematica, ma anche come in fisica a livello sperimentale. Qui io ho messo lo stimolo è messo uguale ad una, forse se faccio così potete seguirmi sullo schermo dove vedete la manina qua. Ecco, lo stimolo è uguale, è stato parametrizzato con una epsilon, quella epsilon famosa dell'inquisitore che diceva la epsilon per una certa quantità S, che può essere il modulo dello stimolo, per una fase. Quando lo stimolo è debole per epsilon che va a zero perché tutto va a zero. Epsilon per S è quello che chiamiamo modulo, cioè l'intensità. Phi è la fase. Supponete che l'effetto sia una M, io qui penso alla magnetizzazione perché sono un fisico, ma può essere un effetto al quale voi siete interessati. Questa M la potete immaginare come quello che accade quando la epsilon poi va a zero.
e quindi di una m di epsilon, e quindi il limite per epsilon che va a zero, di questa quantità, dove qui, oltre a trovare lo stimolo, che è quello che sta scritto qua sopra, trovate anche questo m su epsilon per s, che è qualcosa di caratteristico del sistema. Non vi sto a dire molto su questa cosa, ma potete derivare matematicamente. Ora, quello che accade è che a scuola elementare vi hanno insegnato che se trovate una epsilon numeratore e una denominatore la potete semplificare, ed è quello che accade. Quindi l'intensità dello stimolo, che è misurata dalla epsilon, va via, però quello che vi resta è una quantità, è alla fi per m. La m caratterizza il sistema e la fi è la fase. Se questa fi è diversa dalla fase del sistema, tutto questo non accade. Quindi quello che resta dello stimolo è la fase, perché lo stimolo era in sintonia col sistema. E come vedete, l'intensità misurata dalla epsilon non compare più, e quindi avete la vostra magnetizzazione. Facciamola semplice. Quando giocavate con gli spilli della nonna e avevate la vostra calamita e magnetizzavate gli spilli, e una volta che avete avvicinato la calamita allo spillo, poi dopo la mettete da parte e lo spillo resta magnetizzato. Nel mettere da parte la calamita avete fatto epsilon che va a zero. Non c'è più l'agente che ha indotto la magnetizzazione. Tuttavia, se il vostro magnete fosse stato un magnete, per esempio, alternato, in cui la magnetizzazione andava e veniva con una certa frequenza, e magari lo spillo non si magnetizzava, perché lo spillo magari non seguiva quello stesso ritmo. Quindi occorreva che la calamita fosse, per esempio, un magnete permanente e lo spillo si magnetizzava. Quindi quello che vi ho detto è un'esperienza estremamente familiare. E forse devo correre di più. Vi avevo promesso 10 minuti? No, 5, 2, 3, 5, 5 minuti. Allora, vi avevo detto che vi mostravo uno stato coerente. Ve lo devo mostrare, perché abbiamo speso una vita sullo stato coerente. No, niente. Ah, eccolo qua. No, io pensavo che, avendo visto la struttura, questi scarabocchi matematici, insomma, se ve lo scrivevo in islamico di non so quale dialetto del Pakistan, nessuno si meravigliava, diceva semplicemente: che sciocco, quando stavo a scuola invece si studiava francese, potevo studiare Pakistan. Invece no, è la stessa cosa, insomma, è banale, sono simboli, sono segni su un foglio. Allora, chiamate questo oggettino, gli date un nome, l'abbiamo chiamato alfa, questo è il vostro stato coerente, lo battezzate in questo momento. Da nasce un bambino, non si mette a discutere se lo chiamo Ciro o se il fatto è nero nero. Ad ogni modo, questo oggetto qua ha questa espressione. Ora, immaginate questi simboli qua, che poi è lo stesso simbolo di quello che sta qua, come se fossero tante scatolette. Qui ci sono 0 caramelle, qui ce n'è una, qui ce ne sono 2, qui ce ne sono 3, e così via. Per n che va all'infinito, questo è molto importante. Vi ricordate che Emilio vi parlava di n nel coso, che l'amore, eccetera? Per n che va all'infinito. Poi ci sono dei coefficienti numerici. Questi coefficienti numerici sono degli oggetti meravigliosi da un punto di vista dell'algebretta, dei giochini con i numeri, sono delle cose stupende. Perché? Questo è un modo di scrivere tutta la somma che vedete qua. Quindi, prima di dirvi questa storia dei coefficienti, la struttura dello stato coerente è la somma di n con n uguale che va all'infinito. Quindi, se volete, è un processo. Questa è un'altra cosa importante, non è qualcosa di dato per sempre, è un processo. Bene, è la somma di questa struttura con coefficienti particolari, che potete scrivere anche in questo modo complicato, che sta qua, dove c'è una sigma, la lettera greca la conoscete tutti, che indica somma. Adesso, quello che accade è che questo stato ha certe proprietà matematiche ben definite, ma soprattutto accade che se voi da questo stato prendete una caramella, supponete che questa A che sta qua davanti indichi l'operazione di prendere una caramella da questo stato, quello che accade è che lo stato non cambia, non si accorge che voi avete preso una caramella. Questo stato è cioè lo stato ideale, diciamo, per un ladro.
Perché il ladro viene scoperto nel momento in cui ci si accorge che ha rubato qualcosa, cioè che quel qualcosa non c'è più lì dove doveva essere. Ma in questo caso, se il ladro ruba una caramella, noi di ladri in Italia abbiamo grande esperienza, quindi se ruba una caramella, lo Stato resta se stesso, vedete, quest'alfa è uguale a se stessa. Io qui sto giocando, sto volgarizzando, potrei esprimermi in termini matematici, eccetera, eccetera, ma non c'è assolutamente nessuna differenza, semplicemente mi dovrei dare l'atteggiamento del fisico, del prof, ma non esiste, quello che vi sto dicendo è esattamente vero, è corretto e rigoroso. Perché questo? Ma vedete, se voi prendete una caramella da questa scatola, quella è vuota, quindi la scatola la potete anche gettare via. Se la prendete da qua, questa scatola diventa la scatola senza caramella, perché ce n'era una sola, voi la prendete. Questa scatola diventa la scatola con una caramella, adesso prima ce n'erano due, adesso ce n'è una sola, e così via. Questo stato si ricostruisce. Capite la bellezza di questa struttura? Questo stato, che cosa ha di bello? Ha questi oggetti. Questi oggetti, questi alfa, sono dei numeri complessi. Cioè è come avere un raggio in un piano che potete ruotare, il raggio della ruota di una bicicletta che può ruotare, l'angolo di cui ruota è questo teta. Questo teta la chiamate fase, penso che a nessuno dia fastidio se chiamo fase, no? Questo teta. Bene, questi stati hanno tutti la stessa fase. Potete immaginare che questo stato descriva, che so io, la Boston Philharmonic Orchestra, che è fatta da 150 orchestrali, eccetera, eccetera, i quali suonano tutti in fase. E quello che si ascolta è la musica dell'orchestra, non del singolo orchestrale. È questo il significato della coerenza. È questo l'essere non più in uno stato gassoso, come sono gli orchestrali quando accordano i loro strumenti prima della performance, in cui voi quello che percepite è quel rumore un po' fastidioso del violinista che accorda il suo violino, l'altro che accorda e via dicendo. Va bene? Ora che cosa accade? Accade che se noi, quando siamo qui dentro, probabilmente siamo 150 persone giù di lì. Se qualcuno di voi esce, come è accaduto, è andato via. Come? No, stavo facendo, sono 250 posti. Ecco, allora siamo ancora di più. Bene, se qualcuno di voi entra o esce, ma su 250, supponiamo che ne escano o tre di persone, tre è una fluttuazione, insomma. Se ne escono 30, ancora, 30 su 250 è ancora ragionevole, insomma. O se ne entrano tre, è una fluttuazione. Le fluttuazioni si misurano con un delta N, questo delta N. Ora accade che le fluttuazioni nel numero di oggetti che stanno qui dentro, sono N per N che va all'infinito, viene dato dal modulo di quest'alfa. Quest'alfa è l'intensità, denota l'intensità della coerenza. Quindi le fluttuazioni sono proporzionali al modulo di quest'alfa. Ma cosa accade ancora? Che il numero dello stato coerente va come il quadrato di questa intensità della coerenza. Voi siete uno stato coerente dal punto di vista della vostra, della focalizzazione, della vostra attenzione sulle cose che sto dicendo. Quindi voi condividete in questo momento, i vostri cervelli sono coordinati, c'è un cervello collettivo qui dentro che funziona e la fase è quella che è. Ora, se fate il rapporto, prima cosa ho detto, 3 su 250, 30 su 2, se fate il rapporto delta N su N, che è quello che conta, la variazione percentuale è quello che conta, questa quantità, per quello che valgono questi numeretti, va come 1 su alfa. Cioè più lo stato è coerente, minore è questo numero, delta N su N. Capite? Quindi lo stato coerente ci permette di passare dal livello microscopico di ciascuno di quegli n al livello macroscopico. Il livello macroscopico è quello in cui le fluttuazioni tutto sommato le possiamo ignorare. Quindi la coerenza che sta qui a denominatore, più grande alfa,
più piccola è tutta la frazione, quindi questo delta n su n. E questo il modo in cui, per esempio, funziona un sistema biologico. Se il sistema biologico è uno stato coerente, le fluttuazioni, le tempeste metaboliche che stanno nel nostro organismo in questo momento, in ciascuno di noi, nel nostro cervello, introducono delle fluttuazioni, ma la stabilità del nostro, di quello che stiamo facendo, la stabilità con cui voi ascoltate quello che sto dicendo nella vostra attenzione, quello è un effetto del fatto che potete trascurare le fluttuazioni a livello microscopico. E quindi il sistema acquisisce un comportamento macroscopico. E quindi c'è questo passaggio dal microscopico al macroscopico che avviene grazie al fenomeno della coerenza. Capite quanto è importante il fenomeno della coerenza? È fondamentale. Senza questo fenomeno noi non avremmo i tessuti. Sulla mia epidermide, sulla mano, qua, ma ci sono cellule che fanno cose da pazzi, se ne vanno, muoiono, cadono. Tuttavia il delta N su N è così piccolo perché il tessuto è uno stato coerente. Se così non fosse, sarebbe un tumore, un melanoma. Nel melanoma questo non accade e delta N su N è una quantità importante. Capite? Allora capite anche le parole di Emilio a proposito dell'economia. E capite anche perché ci venne la pelle d'oca quando ci rendemmo conto che, pensando all'economia, parlando di queste cose, scoprimmo che la differenza non è soltanto una lotta di classe, come si dice tra compagni, ma è anche una questione di fisica. E la patologia è quell'altra, quella invece del sistema sano che ci vanno raccontando che è sano e non è. D'altra parte però esiste una relazione tra delta N e delta phi. Phi è la fase. Più piccola è l'incertezza della fase, maggiore è la coerenza, maggiore è la focalizzazione collettiva vostra nelle cose che stiamo dicendo. Più contento è il maestro, perché la maestra che diceva non vola una mosca, ecco, non si sente una perché delta phi è piccola, ma delta phi piccola impone delta n grande. Ora, quando la fluttuazione può essere grande? Delta n è grande in questa situazione, se delta phi è piccola qui, no? In questa frazione, delta n è grande. Quando è permesso a delta n di essere grande? In modo tale che delta phi sia piccola e quindi ci sia il massimo della coerenza. Delta n è una fluttuazione. Quando le fluttuazioni possono essere grandi? Quando n è infinita. Ed è il motivo per cui delta n può essere grande solo se n è infinito e ancora più grande. E questo è il motivo per cui, come diceva Emilio, la dimensione, la nostra dimensione, la dimensione umana è quella della felicità, della dignità o, come diceva Emilio, dell'amore. Perché l'amore implica questo straripare del nostro N in modo tale da coinvolgere, da essere grandissimo, da comprendere nel senso di abbracciare il mondo intero. L'amore non è mai esclusivo, è sempre inclusivo. E questo perché è una legge fisica il fatto che n deve essere grande per poter permettere a delta n di essere grande e quindi delta phi essere piccola ed essere un tessuto. E se voi parlate con qualcuno che fa neuroscienze oggi e gli carpite i segreti, perché non sempre la gente ama parlare di cose che sono in corso d'opera, la gente vi parla di ricerche sul cervello sociale. Il cervello sociale è un cervello che va oltre la scatola cranica. Già il nostro va oltre la scatola cranica perché tutti i canali percettivi, quindi tutto il sistema nervoso, fa parte integrante, non potete, è solo un giochino anatomico quello di tagliare le mani e prendere il cervello, insomma. Bene, oggi una delle frontiere, forse quella più importante, è capire in che modo si istituisce un cervello sociale, un pensiero comune. Pensate quanto è importante anche, se volete, per il mercato. Come fanno le mode a divulgarsi
in maniera immediata e rapida su grandi quantità di persone. Però io devo finire e il doppio ve lo racconto un'altra volta, però ciascuno di voi ha un doppio. Vabbè, basta così.